Una bella giornata qui a San Giusto con la tradizionale fiera autunnale. Sì, devo dire che anche oggi si è presentata una bellissima giornata. Siamo riusciti ad avere circa 120 banchi di area commerciale, fiera commerciale, con chiaramente gli animali che hanno allietato la mattinata. Adesso aspettiamo alle 4:30 inizierà il concerto alla Contrada della nostra filarmonica sangiustese. Ieri sera abbiamo proseguito i festeggiamenti, diciamo, di settembre di Note in Canavese e abbiamo avuto il concerto del quartetto dei sassofoni. È stata una serata molto, molto intensa e una serata molto particolare che ci ha veramente riempito il cuore. Erano dei veri professionisti, devo dire che due serate con la mandolinistica prima e con i sassofoni dopo, e concluderemo oggi con la Contrada. Credo che il risultato sia assolutamente soddisfacente. Giustamente la chiusura ai padroni di casa. Giustamente la chiusura ai padroni di casa, e la nostra filarmonica sicuramente saprà rendere sicuramente onore a San Giusto, e allietandoci con i loro tradizionali canti, musiche che saranno sicuramente apprezzate dai nostri cittadini sangiustesi. Fiera commerciale, ma presenti anche associazioni e i coscritti. Sì, abbiamo anche le nostre associazioni che chiaramente sfruttano l'occasione della fiera autunnale, come in quella primaverile, per riuscire a fruire di fondi, insomma, che possono essere il tesseramento. Hanno pensato di fare degli intrattenimenti per i bambini in modo da poter di nuovo incamerare una certa quantità di denaro possibile per poter di nuovo reinvestire e fare di nuovo delle altre manifestazioni, chiaramente sempre su quei nostri bambini, perché poi alla fine sono i bambini e anche i meno bambini che, insomma, si divertono in queste giornate, assolutamente. Prossimo appuntamento a San Giusto? Il 21 di ottobre ci sarà la festa di San Giusto, avremo la processione che verrà, diciamo, anticipata dalla colazione che verrà fatta a casa dei priori. Con la banda andremo a casa dei priori, dopodiché andremo in chiesa, ci sarà la messa, dopo la messa la processione e il pranzo. Quel giorno lì ci sarà anche il pranzo del centro anziani, sempre presso Sono Giovannini, della festa della mamma, del papà. Il nostro centro anziani è sempre molto attivo con la nostra presidentessa, la Franca Cappo. Lei riunisce tutto in un'unica festa e lo allietiamo con la festa di San Giusto. E poi il prossimo appuntamento sarà alla fine di ottobre con Associazione Vivere a Colori, che come tutti gli anni si occuperà di organizzare l'Halloween per i bambini. E quindi cederei la parola al presidente Andrea Foresto. Sì, il nostro prossimo evento sarà il 27 di ottobre con lo Zucca Party. Quest'anno è nella terza edizione, avremo animazione, una cena per i soci, poi animazione e spettacolo e musica. Successivamente faremo gli auguri di Natale la sera, la vigilia di Natale, con vin brûlé, panettone, pandoro e tanta allegria e festa per tutti. Oggi aprite il tesseramento, chi volesse tesserarsi anche nei prossimi mesi? Oggi apriamo il tesseramento, è valido per tutto il 2019, per tutti i nostri eventi riservati ai soci. Poi durante l'anno faremo comunque anche manifestazioni per tutta la cittadinanza. Come l'anno scorso, pensiamo di fare anche quest'anno la festa dei colori a giugno. Per chi vuole tesserarsi può rivolgersi all'associazione o scriverci all'indirizzo email associazione.viveracolori@gmail.com.